È stata fissata per il 28 aprile prossimo la discussione sul ricorso in Cassazione in merito all'omicidio di Gloria e allo sconto di pena per Giuseppe Petrillo. La prima sezione penale della Corte di Cassazione si riunirà per discutere del ricorso presentato dall'avvocato della famiglia di Nicola Di Gloria, ucciso nelle montagne di Polla nel 2010. Giuseppe Petrillo, 35 anni, era stato condannato a 23 anni in primo grado, pena poi ridotta a 6 in secondo grado con conseguente scarcerazione, uno sconto dovuto al fatto di aver riconosciuto a Petrillo un vizio parziale di mente. Poi per il rito abbreviato, scelto dalla difesa, l'avvocato Teresa Sorrentino, e per le varie attenuanti generiche, siamo sgomenti. Questa sentenza, praticamente, dice che c'è un omicida in circolazione, disse dopo lo sconto di pena l'avvocato della famiglia di Gloria, Sebastiano Tanzola. Nelle motivazioni del secondo grado, la Corte di Salerno ha scritto anche che Petrillo, in base agli atti esibiti, appare un soggetto vulnerabile sia fisicamente che mentalmente, perché affetto da ipoacusia, onde la conseguente che tale menomazione ben poteva essere causa di una capacità grandemente scemata alla quale la prima Corte ha chiuso la strada in merito ai fatti criminosi. La ricostruzione operata dal primo giudice, sempre secondo la Corte di Salerno, presenta delle contraddizioni che non consentono di ricostruire il decesso di Di Gloria dovuto al sormontamento dell'auto di Petrillo. La Corte di Salerno ha rimarcato quindi il difetto uditivo di Petrillo in quanto, insieme alle altre circostanze emergenti, la paura del buio, come scritto dal perito di parte, abbiano contribuito notevolmente a far sì che Petrillo non si rendesse conto della circostanza dell'abbandono di Di Gloria, da lui ferito prima con un coltello e poi con l'investimento accidentale che ha provocato la frattura del piede e senza soccorso equivalesse a cagionarne la morte.